Amici di Pietoscana, questa sera siamo qui nel far della sera e, come nostra consuetudine, vogliamo fare alcune riflessioni insieme. Questa sera voglio ragionare con voi sull'importanza di guardare al prezzo quando si acquista un prodotto. Perché voglio fare questa riflessione con voi? Perché vedete, noi siamo abituati a vedere nei supermercati, in questi discount, dei prezzi a volte non bassi, ma addirittura sotto costo, dei prezzi che a volte non coprono nemmeno quelli che sono i costi di produzione di un determinato prodotto. E tu ti chiedi, ma come mai? Cosa c'è dietro questo meccanismo così diabolico, criminale? Beh, è proprio così, è un meccanismo criminale. Vi spiego un attimo come funzionano i prezzi nella grande distribuzione. C'è la grande distribuzione che necessita di un prodotto. Ci sono dall'altra parte le industrie del settore che offrono quel prodotto. C'è una piattaforma online dove queste industrie presentano la loro offerta per il prodotto che viene richiesto dalla grande distribuzione e vengono fatte delle aste. Si chiamano aste a doppio ribasso. Che significa? La grande distribuzione chiede il prodotto, le industrie del settore fanno la loro offerta su questa piattaforma online senza conoscersi. Dopodiché, fra le offerte che vengono fatte, viene scelta quella più bassa e da lì, parte un'altra asta dopo pochi minuti, nuovamente al ribasso. Un'altra asta che pone come base l'offerta più bassa dell'asta precedente. Voi pensate in che mani siamo? È veramente un meccanismo, criminale, che non tiene conto non solo dei lavoratori, non tiene conto assolutamente di quella che potrebbe essere una buona pratica agricola, non tiene conto di quella che potrebbe essere la sostenibilità ambientale, ma nemmeno la sostenibilità dei lavoratori stessi. Perché voi pensate, un'industria che vende un prodotto dal quale non riesce a ricavare nemmeno i costi di produzione di quel prodotto. Beh, immaginatevi quelli che sono i lavoratori di quell'azienda, le tutele che possono avere i lavoratori di quell'azienda. Quindi, quando andiamo ad acquistare un prodotto a basso costo, riflettiamo su tutto quello che potrebbe esserci dietro. Questo è un consiglio che desidero darvi qui da Bio Toscana, qui dalla Maremma, perché noi noi lavoriamo in questo settore, lavoriamo la terra e per tirare fuori un prodotto, a volte anche un prodotto non bello, ma ci vuole tanta fatica, ci vuole tanto sacrificio. E vedere a volte dei prezzi ridicoli sugli scaffali dei supermercati o dei discount è qualcosa che fa pensare, è qualcosa che fa riflettere, perché dietro un prodotto a basso costo ci sono tante persone che fanno parte di quella filiera che senz'altro ne soffriranno. Così, una piccola riflessione che ho voluto fare con voi, amici, perché so che siete delle persone attente. So che quando andate a fare la spesa, prestate attenzione a come investite il vostro denaro. E ricordatevi, i prezzi bassi non esistono. In un modo o nell'altro, il costo di quel prodotto lo andremo a ripagare. In termini di, salute, in termini di, benessere di questo pianeta, in termini di sostenibilità, sia per quanto riguarda la salute del pianeta, sia per quanto riguarda la salute economica, del nostro paese. Bene, piccola riflessione che ho voluto fare con voi questa sera, qui da Bio Toscana, dalla Maremma, da Pitigliano,
in mezzo al nostro campo di lupini in fiore. Amici, buona serata.